Alessandro Raimo, la Massese è passata in vantaggio dopo poco più di un minuto circa, proprio grazie ad un tuo cross. Un inizio eccezionale con tre azioni da rete in pochissimi minuti, poi vi siete un po' seduti. Ci poteva stare magari anche un ritorno della Scandicci nel primo tempo? Sì, siamo partiti bene, abbiamo fatto subito gol, poi abbiamo avuto altre due o tre occasioni per fare subito il 2-0, abbiamo avuto un pochino di sfortuna, un po' di imprecisione sotto porta e poi, come è normale, ci siamo messi un pochino dietro e abbiamo subito un po' i loro attacchi, però era normale, si poteva chiudere subito ma alla fine è andata bene, quindi tanto va bene così. Domenica scorsa hai sofferto dalla tribuna, oggi hanno sofferto in tribuna Amico e Mosti, domenica scorsa c'eri te. Ritorniamo un attimo sulla partita di domenica scorsa. Cosa c'è di diverso tra la Massese di oggi e la Massese di domenica, a parte diversi giocatori? Secondo me domenica scorsa ci è mancata un po' di convinzione nel fare bene, nel fare quello che sappiamo fare, perché oggi, come abbiamo visto, siamo partiti forti, con cattiveria, con aggressività e si è fatto benissimo. Domenica ci è mancato magari un po' questo nel primo tempo e penso sia solo una questione di testa, di convinzione, di andare in campo più convinti come abbiamo fatto oggi. E la ripresa come l'hai vista domenica scorsa? Abbiamo sofferto un po', ma aspettavo il secondo tempo, quello che hanno fatto poi loro lo dovevamo fare noi perché in svantaggio dovevamo attaccare, però è difficile, da fuori posso dire così, ma dal campo è sempre difficile, ogni partita ha le sue caratteristiche, è diversa una partita dall'altra, quindi non sappiamo mai come può andare. Oggi abbiamo visto è andata bene perché abbiamo trovato subito gol, cosa che se succedeva la scorsa partita non perdevamo. La Massese ha avuto tante occasioni oggi, nonostante abbia fatto tre gol, però la percentuale di realizzazione rispetto al numero di occasioni rimane sempre un po' bassa. Secondo te qual è la motivazione? Ma come ho detto prima, forse un po' di imprecisione, perché come abbiamo visto davanti alla porta ci arriviamo anche bene e qualche volta magari fatichiamo un po' di più, però le occasioni le procuriamo sempre. Un po' di convinzione, un po' di precisione in più e sicuramente faremo bene, perché comunque venire qui a fare tre gol e sbagliarne per dire altri tre o quattro, quindi vuol dire che creiamo. Sta a noi essere un pochino più precisi, più convinti di quello che sono le nostre potenzialità, perché abbiamo una grande squadra e possiamo fare molto bene. Primo tempo difesa a 4 con l'inserimento al centro di Scalini, una novità, e secondo tempo addirittura difesa a 5. Come ti sei trovato con le due formule differenti? Ma sinceramente al secondo tempo, quando siamo passati a 5, ho difeso un pochino di più, sono rimasto un pochino più indietro, perché anche quello che dettava il risultato era di rimanere un pochino più indietro e difenderci. A me, sono sincero, mi piace anche la difesa a 5 perché posso essere un pochino più vicino alla porta e dare una mano davanti, è quello che mi piace fare. Comunque mi sono trovato bene sia a 4 che a 5, il mister quando ha la necessità di spostarci e mettersi a 5 non ci sono problemi. La prossima gara lo hanno, diciamo così, ricordato tante volte i tifosi, è contro una squadra di una città vicina a Massa, una partita che i tifosi vogliono vincere e probabilmente si aspettano un atteggiamento identico da parte vostra. Sì, soprattutto dopo l'andata che siamo andati là con molti tifosi che ci hanno seguito, era sinceramente è stato emozionante l'andata, vedere tutta quella gente, per me anche che è il primo anno che gioco con i grandi, è stato emozionante. Spero che i tifosi arriveranno numerosi allo stadio, perché comunque ci serve il loro tifo, e sì, spero di fare la stessa partita io e la squadra, con cattiveria, aggressività e fare bene, perché dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata. Tra l'altro oggi la Viareggio 2014 ha preso una scoppola clamorosa, se non abbiamo dei risultati sbagliati dovrebbe aver perso per 6-1 addirittura. Sì, sentivo prima i ragazzi che dicevano questa cosa, non ci dobbiamo far prendere da questa cosa, perché sicuramente se è vero il risultato saranno molto più agguerriti che mai, soprattutto di venire a Massa dopo aver perso e perso anche malamente, se è vero saranno molto agguerriti, quindi non ci dobbiamo far condizionare e fare la nostra partita cattivi e aggressivi più che mai.
Stai facendo un campionato eccezionale sopra le righe, sei giovanissimo, classe 99 lo ricordiamo, sei di proprietà del Livorno. Qual è il tuo pensiero per questa stagione, ovviamente limitatamente alla Massese, e quello che pensi del tuo futuro? Io sinceramente qua mi trovo bene e quello che mi piacerebbe fare è vincere, arrivare a fare prova e vincere per rimanere qua un altro anno e magari fare anche un'altra categoria, perché mi piacerebbe molto. L'ambiente è un bel ambiente, la società comunque è una grande società, i tifosi, come vediamo quando andiamo bene, ci seguono sempre, sono grandissimi. A me piacerebbe molto rimanere qui e fare magari un'altra categoria, come merita anche la Massese. E se non sarà qui, spero sinceramente di fare il salto di categoria, perché è quello che comunque sto lavorando per fare quello, per andare su e per cercare di fare sempre bene. Ora che sono qui, penso a qui e il prossimo anno si vedrà. Comunque sono contento di aver trovato questo gruppo, questa squadra e questa società che comunque mi ha dato la possibilità di mettere in mostra le mie potenzialità. Grazie, prego.